Twilight di Stephanie Meyer. Capitolo 21. La telefonata. Mi svegliai, consapevole che era ancora troppo presto. Stavo iniziando a scambiare il giorno con la notte. Il televisore, unica fonte di luce nella stanza, era acceso senza audio. L'orologio sullo schermo diceva che erano passate da poco le due. Il chiacchiericcio che sentivo era la ragione per cui mi ero svegliato. Rimasi disteso sul divano per un po', cercando di sintonizzarmi sui rumori che percepivo nel buio. Mi resi conto che era strano che parlassero a voce abbastanza alta da svegliarmi e mi alzai a sedere. Archie era curvo sulla scrivania. Jasmine accanto a lui gli poggiava una mano sulla schiena. Si era rimesso a disegnare. Mi alzai e mi avvicinai a loro. Non mi guardarono nemmeno, tanto erano concentrati. Feci il giro e mi misi accanto ad Archie per dare un'occhiata. «Ha visto qualcos'altro?» dissi a bassa voce a Jasmine. «Sì, qualcosa l'ha fatta tornare nella stanza del videoregistratore, ma ora è giorno.» Archie disegnava una stanza quadrata, bassa, con travi scure al soffitto. Le pareti erano tappezzate di legno di una tonalità cupa, antiquata. Sul pavimento c'era un tappeto scuro a fantasia. Sul lato sud si apriva un'ampia finestra, mentre sulla parete, a ovest, si intuiva l'accesso a un salotto. Da una parte c'era un camino di pietra marrone che dava su entrambe le stanze. Il televisore e il videoregistratore, in equilibrio precario su un trespolo di legno, erano il punto di fuga della prospettiva nell'angolo più lontano della stanza. Di fronte al televisore c'era un vecchio divano ad angolo con un tavolino rotondo davanti. «Lì sopra c'è il telefono», mormorai indicando il tavolino. Mi guardarono. «È casa di mia madre.» In un balzo, Archie fu in mezzo alla stanza, con il telefono in mano. Io restai a fissare gli occhi sbarrati, la resa perfetta del salotto di casa mia. Contrariamente alle sue abitudini, Jasmine mi si avvicinò e mi sfiorò piano la spalla. Quel contatto aumentò la sua influenza tranquillizzante. Il panico rimase sordo e soffocato. Archie parlava con una velocità folle, dalle sue labbra proveniva un ronzio basso e impossibile da decifrare. «Più», disse. Lo guardai stordito. «Più, Edith sta venendo a prenderti. Lei, Eleanor e Karine ti porteranno via. Devi nasconderti per qualche tempo. Edith sta venendo a prendermi. Sì, il primo volo da Seattle. Abbiamo appuntamento all'aeroporto. Dopodiché te ne andrai via con lei.» «Mia madre. Sto cercando mia madre.» Malgrado il tocco di Jasmine, il panico mi soffocava. «Jasmine e io resteremo qui a proteggerla. Non abbiamo speranze, Archie. Non potrete proteggere i miei per sempre. Non capite cosa sta facendo. Non sta neanche seguendo le mie tracce. Verrà qualcuno a cui voglio bene e gli farà del male. Archie, non posso. Lo prenderemo, più. E se ti succedesse qualcosa? Credi che non me ne importerebbe nulla? Credi che possa colpirmi solo facendo del male alla mia famiglia?» Archie lanciò uno sguardo a Jasmine. Una nebbia pesante di stanchezza profonda mi avvolse e, mio malgrado, chiusi gli occhi, sapendo cosa mi stava accadendo. Cercai di resistere a quel torpore. Mi costrinsi ad aprire gli occhi e allontanai la mano di Jasmine. «Non voglio dormire!» Sbattendo la porta, mi rifugiai in camera da letto. Mi ero quasi aspettato che Archie mi seguisse, ma non lo fece. Forse sapeva come lo avrei accolto. Rimasi seduto sul pavimento a fissare la parete per quasi 4 ore, stringendo i pugni. La mia mente girava a vuoto, cercando inutilmente una via d'uscita da quell'incubo.
Non c'era scampo. Poteva finire in un solo modo. Cambiava soltanto il numero di persone che ci sarebbero andate di mezzo. L'unica speranza che mi rimaneva era sapere che presto avrei rivisto Edith. Forse il suo viso avrei scorto una soluzione. Forse le cose in modo più chiaro. Vedevo le cose in modo più chiaro quando ero con lei. Quando il telefono squillò, tornai in salotto. Ero imbarazzato. Sapevo di non aver offeso nessuno e che capissero quanto ero grato dei sacrifici che stavano facendo per me. Archie era di nuovo al telefono e parlava rapidissimo, come al solito. Mi guardai intorno. Jasmine non c'era. L'orologio segnava le 5:30 del mattino. «Stanno salendo sull'aereo», disse Archie. «Atterreranno alle 9:45». Dovevo ancora tener duro per qualche ora. E poi l'avrei rivista. «Dov'è Jasmine? È andata a pagare. Voi non restate qui?» «No, ci trasferiamo in un posto più vicino a casa di tua madre». Mi veniva da vomitare. Ma in quel momento squillò il telefono. Archie guardò il numero e me lo tese. Lo strappai quasi di mano. «Mamma! Più! Più!» Era la voce della mamma. Quel tono angosciato che avevo sentito migliaia di volte se mi avvicinavo troppo al bordo del marciapiede o se le succedeva di perdermi per un attimo di vista in un posto affollato. Era presa dal panico. «Tranquilla, mamma!» dissi cercando di adottare un tono di voce rassicurante. Mi allontanai da Archie, tornai in camera. Non ero sicuro che con i suoi occhi addosso sarei riuscito a mentire senza tradirmi. «Va tutto bene, mamma, dammi solo un minuto e ti spiego tutto, te lo prometto». Feci una pausa. Com'era possibile che non mi avesse ancora interrotto? «Mamma, bada a non aprire bocca finché non te lo dirò io», disse una voce sconosciuta e inattesa. Una voce di donna, ma non quella di mia madre. Da contralto, morbida, molto gradevole, senza inflessioni particolari, del genere che si sente fuori campo nelle pubblicità delle auto di lusso. Parlava molto in fretta. «Ora non è il caso che io faccia del male a tua madre, perciò ti prego di fare esattamente ciò che ti dico. E non le torcerò un capello». Fece un istante di pausa, mentre io tacevo, terrorizzato. «Molto bene, complimenti. Adesso ripeti ciò che dico. Cerca di farlo con naturalezza. Per favore, di no, mamma, resta dove sei». «No, mamma, resta dove sei». La mia voce era poco più che un sussurro. «Accidenti, temo che sarà una bella impresa». Brava, divertita, spiritosa. «Perché non cambi stanza? Così la tua faccia non rovina tutto. Non c'è ragione di far soffrire tua madre. Mentre ti allontani, di mamma, ti prego, ascoltami. Dillo ora». «Mamma, ti prego, ascoltami». Varcai lentamente la soglia della camera da letto. Lo sguardo preoccupato di Archie addosso. Chiusi la porta, cercando di restare lucido, malgrado il terrore mi attanagliasse il cervello. «Bravo, adesso sei solo. Rispondimi soltanto sì o no». «Sì». «Ma di certo riescono a sentirti». «Sì». «Molto bene», proseguì quella voce gradevole. «Di mamma, fidati di me». «Mamma, fidati di me». «È andata molto meglio di quanto pensassi. Vedevo una lunga attesa. Ma tua madre è tornata a casa in anticipo. Così è più facile, no? Meno tensione, meno ansia per te». Restai in ascolto.
Ora voglio che tu mi stia bene a sentire. Dovrai allontanarti dai tuoi amici. Pensi di poterci riuscire? Rispondi sì o no. No. Che peccato. Speravo fossi un po' più fantasioso. Pensi che riusciresti ad allontanarti se da ciò dipendesse la vita di tua madre? Rispondi sì o no. Doveva esserci un modo. Sì, dissi tra i denti. Molto bene, Pew. Ecco cosa devi fare. Voglio che torni a casa di tua madre. Accanto al telefono troverai un numero. Chiamalo e ti darò istruzioni su come proseguire. Sapevo già dove sarei andato e come sarebbe finita, ma avevo intenzione di seguire le sue istruzioni alla lettera. Puoi farlo? Rispondi sì o no. Sì. Prima di mezzogiorno, per favore. Non ho tutta la giornata a disposizione. Dov'è Phil? Sibilai. Ah, stai attento, Bew. Aspetta che ti dia il permesso prima di parlare. Attesi. È importante che quando torni di là, i tuoi amici non sospettino niente. Digli che tua madre ti ha chiamato e che per il momento l'hai convinta a rimandare il ritorno. Adesso ripeti con me. Grazie, mamma. Dillo ora. Grazie, mamma. Dissi con voce strozzata. Di, ti voglio bene, mamma. Ci vediamo presto. Ora. Ti voglio bene, mamma. Riuscii a dire a stento. Ci vediamo presto. Ciao, Bew. Non vedo l'ora di rivederti. Riattaccò. Restai con il telefono all'orecchio. La mano talmente impietrita dal terrore. Non riuscivo a muovere le dita. Dovevo pensare a un piano, ma la voce angosciata di mia madre mi impediva di riflettere. Secondi passavano senza che riuscissi a riprendere il controllo di me. Molto, molto lentamente iniziai a fare breccia nel muro di dolore, a ragionare, perché non avevo altra scelta. Dovevo andare nella stanza degli specchi a morire. Non avevo garanzie che, seguendo i suoi ordini, avrebbe risparmiato la vita a mia madre. Potevo soltanto sperare che a Joss bastasse vincere la partita con Edith. Mi sentivo strangolare dalla disperazione come da un cappio al collo. Non avevo margine di negoziazione. Nulla da offrirle e tantomeno da rifiutarle. Non avevo scelta. Dovevo tentare. Cercai di soffocare il terrore come potei. Ormai avevo deciso. Ne valeva la pena sprecare tempo ad arrovellarsi. Dovevo restare lucido. Archie e Jasmine mi aspettavano. Dovevo riuscire a ingannarli in qualche modo. Per fortuna, Jasmine non c'era. Se avesse percepito il mio tormento in quegli ultimi 5 minuti, come avrei fatto a tenerli all'oscuro della mia scelta? Repressi la paura, tentai di soffocare l'orrore. Non potevo lasciarmi travolgere dalle emozioni. Non sapevo quando Jasmine sarebbe tornata. Cercai di concentrarmi sulla fuga, ma mi resi immediatamente conto che non potevo programmare nulla, soltanto se fossi rimasto nell'incertezza. Archie avrebbe visto che il futuro era cambiato e non l'aveva già fatto, e io non volevo che vedesse come intendevo scappare se ci fossi riuscito. Come fare? Era impossibile, considerando non potevo neanche fare dei piani. Chissà cosa aveva capito Archie, chissà se aveva già visto qualcosa. Ma sapevo, prima che Jasmine rientrasse, dovevo occuparmi di un'altra cosa. Dovevo accettare. Non avrei mai più rivisto Edith. Nella stanza degli specchi non avrei potuto portare con me nemmeno il ricordo di un ultimo sguardo al suo volto.
Stavo per procurarle una grande sofferenza e non potevo neppure dirle addio. Era una tortura. Lasciai lacerare dal dolore. Lasciai che mi stroncasse per i racconti. Poi colsi i pezzi e andai ad affrontare Arci. L'unica espressione che riuscii a far assumere al mio viso, uno sguardo spento, privo di vita. Sentivo che era comprensibile data la situazione. Tornai in soggiorno, con un copione chiaro in mente. Arci stava a spalle chine, le mani strette al bordo della scrivania. Il suo viso, il panico, squarciò la maschera che indossavo. Corsi da lui, ma poi capii cosa stava vedendo e mi bloccai. Arci, dissi con voce spenta. Non reagì. Scosse lentamente la testa. La sua espressione riaccese in me il panico. Forse non stava vedendo me. Forse si trattava di mia madre. Feci un passo per passargli la mano sul braccio. Arci! Da Jasmine sulla soglia e fu immediatamente da lui. Posò le mani su quelle di Arci. E la porta si chiudeva con uno scatto attutito. Che c'è? Cosa hai visto? Gli chiese. Arci si voltò a guardarla, gli occhi vuoti. Più, disse. Sono qui. Si girò a guardarmi. Era privo di espressione. Mi resi conto che non mi stava cercando. Aveva risposto alla domanda di Jasmine. È incredibile come si sia bloccato sul più bello questo capitolo, madonna mia, mamma mia, che bello. Vabbè, sta webcam stasera ha deciso di di non andare fino alla fine. Comunque dai, l'importante è che abbiate ascoltato. Wow, è stato davvero davvero un bellissimo capitolo. Mi ha fatto davvero davvero piacere interpretarlo, anche interpretare Joss mi ha divertito. Sono un po' affascinato dai cattivi, quindi Sara ci dice io protesto con la Meyer, non si fa così, e invece sì, perché abbiamo fatto 2 ore di live e abbiamo visto, secondo me abbiamo letto delle parti molto adrenaliniche, mi sono piaciute tanto, davvero tante, gli ultimi capitoli. Allora, do giusto per sfizio un'occhiata a quanto saranno lunghi i prossimi capitoli. Oh madonna mia, il prossimo è, vi giuro che è interminabile. Allora, a giudicare dalla lunghezza dei capitoli, ci sarà un'altra live questa settimana in cui leggerò il capitolo numero 22. Dopodiché sono abbastanza sicuro di potervi dire che lunedì prossimo ci sarà il finale di Twilight Life and Death. Sto resistendo alla tentazione di non leggere il cartaceo prima di ascoltare le live. Posso dirti la verità, anch'io, perché questo libro io lo sto leggendo assieme a voi e non leggo mai nulla prima, lo leggo in diretta, quindi in realtà poi questo libro, sì, ho letto Twilight, ma non avevo mai letto questa versione, quindi la sto scoprendo assieme a voi. Intanto Tiziana ci dice, Joss mi ha fatto più paura di James, ma sì, sarà che il fatto che interpretando magari una donna ho fatto una voce un pochino che volesse sembrare sia inquietante che però un po' divertita, no? Come se fosse una sorta di, non so, me sono immaginata questa voce un po' da bambina che sta giocando, ok? Non si può la domenica sera fare la live che ascolto tornando da Cervinia, dai ti prego, ma sai, ho una vita sociale anch'io, cioè nel senso fatemi uscire la domenica e il sabato.
Allora, sarò tanto in live qui. Poi un giorno. Allora, non so, domani devo sentire Alice come è messa. Mal che vada, domani leggiamo il numero 22. E poi faremo anche una live dove magari o inizio Hannibal o si fa qualcosina. Più che altro devo registrare. Devo registrare anche Survivor, perché questo qua va registrato e va postato su YouTube ogni lunedì a mezzogiorno. Uff, lo so, lo so. Detto questo, vabbè, ormai voi lo sapete com'è la prassi. Io, prima di salutarvi, vabbè, innanzitutto aspetto ancora 2 minuti perché voglio arrivare a 2 ore. Dopo vi chiedo gentilmente, come al solito, di aspettare per fare un attimino un ride tutti assieme, ok? Quindi restate con me ancora un attimino. Comunque sei davvero bravo, complimenti, dai, sei gentilissima Sara, grazie, grazie davvero, mi fa molto piacere. Vabbè ragazzi, comunque devo ammetterlo che stasera mi sono divertito tanto. Specialmente la telefonata con Joss mi ha davvero divertito, perché è questo che a me diverte, cioè il poter interpretare il personaggio e riuscire un po' a immedesimarmi. Non ho mai studiato recitazione, quindi non è che lo faccio perché l'ho studiato, è una cosa che mi viene, diciamo, un po' automatica. Io immagino nella mia testa come può essere la scena e tento di riprodurla a voi sotto forma vocale. Ovviamente poi voi immagino che avrete nella vostra testa il vostro modo di immaginarvi i personaggi, no? Se doveste associarlo a un attore o un'attrice, più come lo immaginate e come immaginate Joss, no? Cioè, per farvi un esempio, io più lo immagino come cazzo si chiama? Era uno di quei gemelli che facevano, mi sembra, Zack e Cody al Grand Hotel, no? Non so se avete presente che è apparso anche in Riverdale. Ecco, se io mi devo immaginare più, mi immagino il volto di quell'attore lì. L'attore di Riverdale che fa il figlio di quello che stava nella banda di motociclisti. Io ho letto una cosa nel retro di copertina che mi inquieta, spero di aver interpretato male. Non fare spoiler, per favore, non fare spoiler. Io più me lo immagino come l'attore di Dune. Ah, come Timothée Chalamet. È vero, anche lui ci starebbe molto bene. A Sara invece viene in mente Pesi di Dawson Creek. Vedete quanto è bella questa cosa? Con il fatto di leggere, voi utilizzate la vostra immaginazione e quindi ognuna di voi magari vede una cosa differente rispetto a quella che vediamo tutti noi. Però ora che mi ci hai fatto pensare, Tiziana, anche Timothée Chalamet, il Paul Atreides di Dune, anche lui non ci starebbe male, a parte che si assomiglia un po' a quell'attore che avevo scelto io, di cui adesso sinceramente non ricordo il nome. Vero, vero. Mentre Edith mi viene in mente l'attrice che fa Ginny di Harry Potter. Sì, ci può stare. Io mi immagino Kristen Stewart rossa, cioè ve lo dico proprio paro paro. A Edith Dolly immagino Kristen Stewart. Io ho una crush per Kristen Stewart, quindi non posso immaginare altra Edith all'infuori di lei. Però me la immagino lei con i capelli rossi, un po' rossi belli accesi, quindi come quelli di Ginny, forse ancora più accesi di Ginny, quasi come se fossero tinti. A me la Stewart non fa impazzire, mi spiace. E fu così che fui costretto a bannare Sara. Sara verrà bannata così. O l'attrice che fa Alice in versione rossa, anche lei ci starebbe bene. Sì, diciamo che la Stewart è un pelino più minuta, quindi mi dà più l'idea di come viene descritta appunto Alice. Allora, grazie mille per essere stati e state qui stasera, come al solito. Datemi gli ultimi 2 minuti, 30 secondi, state con me ancora 30 secondi. Facciamo un bel raidino. Secondo
secondo che non mi ricordo, vi porto da una ragazza molto simpatica che secondo me vi piacerà. Quindi se avete modo, prima di andare via, le fate giusto un saluto, le dite ciao, ti saluta Nightmare Before Pasquetta, una roba del genere, non lo so. In ogni caso divertitevi. Vi ringrazio mille, vi auguro una buona notte e noi ci vediamo molto probabilmente domani sera. Mal che vada, se non ci vediamo domani sera, ci vediamo giovedì, ma in ogni caso potete rimanere in contatto su Instagram. Grazie mille a tutti, buonanotte. Fuggite, sciocchi!